Là. Ecco, le cose del pallone le ho messe tutte. Mi sa che a Milano, appena ti vedono giocare, scappano tutti a nascondersi. Tobia, te lo vuoi portare? Ma no, adesso sei un giovanotto. Magari lo lasciamo qui, eh? Così lo ritrovi per le vacanze. Ecco. Buongiorno, sono l'ufficiale. Sì, lo so chi è, non si preoccupi. Siamo pronti. Su, forza, è ora di andare. Giulio, dai, su, non fare così. Starai bene a Milano. E io verrò spesso a trovarti, eh? Dai, Giulio, su, alzati, dai. No, lasciami, non ci voglio andare, lasciami, 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 non ci voglio andare. Giulio, calmati, smettila, Giulio, Giulio. Giulio, 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 apri subito, hai capito? Giulio, apri, apri subito, Giulio. Che succede? Cosa stai facendo, Giulio? Io, se si è fatto male, vi ammazzo tutte e due, a lei e a quella donnaccia. Cerchi di mantenere la calma. Giulio! 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 Ma che fa l'impalato? Mi aiuti, no? Giulio! Giulio! Giulio, Dio! Faccia presto, per favore! Bene, allora adesso vediamo se mi può aiutare a capire che cos'è successo a suo figlio. Aveva mai avuto in passato crisi di questo tipo? Anche meno violente, non so, tremori? No, Giulio è sempre stato benissimo. Corre, gioca a pallone. Al centro sportivo dove va gli fanno due visite mediche all'anno, non gli hanno mai trovato niente. Molto spesso questo tipo di crisi ha un'origine psicologica. Il bambino ha avuto qualche problema, era successo qualcosa di speciale, l'aveva sgridato. Perché non glielo chiede a lui cosa è successo? Forza, glielo dica che cosa siete capaci di fare a un bambino. Senta, adesso le conviene cambiare tono. Io faccio solo quello che mi hanno ordinato di fare. Aspetti un secondo. Vorrei capire come stanno le cose. Lei chi è, mi scusi? Sono un ufficiale giudiziario. Sono stato incaricato dal Tribunale dei Minori di accompagnare il bambino a Milano dalla madre, a cui è stato affidato con una regolare sentenza. Sentenza? È una cosa che neanche una bestia. Quando io e quella là ci siamo, il bambino me l'hanno dato a me. A me! Perché c'aveva un lavoro e mia madre che non lo poteva guardare. Mentre lei ci aveva più uomini che una di strada.
Poi l'anno scorso, tutto d'un botto, siccome lei si è risposata con uno che aveva i soldi e mia madre è morta, hanno deciso come lo levavano. Ho fatto i ricorsi, ho messo di mezzo gli avvocati, niente. Sembra giusto. Lo dica lei. Le sembra giusto. Mi scusi, dottoressa, ma io non posso stare qui tutto il giorno. Il bambino può viaggiare o no? La madre l'aspetta a Milano e io sono responsabile. No, per adesso non può affrontare un viaggio. Dobbiamo tenerlo sotto osservazione. Allora sia così gentile da scrivermelo, così lo allego al verbale e siamo a posto. Le preparo subito il certificato. Le dispiace aspettare di fuori? Va bene, buongiorno. A Giulio lo posso vedere? Adesso è meglio di no. Se ne torni a casa e si rilassi. Poi nel pomeriggio vedremo quello che si può fare. Storia molto triste. Già, volere il bene e fare il male è la cosa peggiore che possa capitare. È anche quella che succede più spesso. Dov'è papà? Non ci voglio andare a Milano. Io voglio rimanere con papà. Il tuo papà viene a trovarti più tardi. Adesso cerca di riposare. Però non mi portate a Milano mentre dormo, vero? No, sta tranquillo. Rimarrai qui con noi. Se fra un po' non dorme, gli dia qualche goccia di calmante. Sì, dottore. Ecco, un bel calmante te lo puoi dare anche tu, così ti rimetti dall'emozione. Guarda che me di Montebovi. Allora l'area da scema che hai è di natura. La fai tu la richiesta per l'elettroencefalogramma? Sì, sì, giusto per scrupolo, come se a neurologia non avessero già una lista d'attesa lunga un chilometro. Lo so. Lui però non ha fretta di andarsene, mi sembra. Non ti adottare subito anche questo, eh? Io vado. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Comunque mi sa che per una volta c'ha ragione lui. È un caso tipico di trauma psicologico reattivo. Ne sei sicuro? Con le convulsioni e la bava alla bocca. Beh, non sarebbe mica la prima volta. La fenomenologia isterica. Smettila, Freud l'ho sentito nominare anch'io. Sì, certo, mica lo mettevo in dubbio. Comunque questo è uno di quei casi tipici in cui... Cosa? No, niente. In cui si sente la mancanza di Paolo, forse? Sì, ma mica per dire che tu non... Stavo pensando la stessa cosa. Ah. Ci vorrebbe lui. È già partito? No. Stasera vado a casa sua a dargli una mano a fare le valigie. Va decente. Eh? Quando ti trasferisci qui? Non lo so, Paolo. Tu sei stato gentile, ma mi sembra di approfittare. Ma che dici? Beppe, ma quale approfittare? Ma sei scemo. Che fai, complimenti? Se non ci vieni tu, questa casa rimane vuota. E finisce a pezzi. I libri te li metto nella borsa, eh? Sì, in quella verde. E poi così finalmente ti puoi scatenare con Susanna. Sì, capirai, aspetta e spera. Siamo cane e gatto ormai. Beh, non manca niente, no? C'è tutto. Dai, non fare quella faccia. Tanto per la mia partenza non si suicida nessuno. Ehi, cos'è quel muso? Non vado mica in Australia. Ma che muso? Guarda che non ho più 2 anni. Ti vado a comprare qualcosa da leggere. L'accompagni? Andiamo. Clara, mi raccomando, stai un po' dietro a Serena, eh? Sì, Paolo. No, perché con questa storia delle crisi, dacci un taglio. Clara, non vorrei dovermi preoccupare. No, io sono una donna tranquilla, non ti preoccupare. Sì. Coniugato o singolo? Single, in pausa di riflessione. Riflessione? Su che? Su un tipo che non vedo spesso perché è sempre in giro, però mi chiama ogni quarto d'ora a casa, in negozio. Oh, ha sempre l'oretto quell'orrendo telefonino, è fissato quei telefonini. Brava, mi fa piacere. E tu? Niente, io sono telegrafica, ciao, e metto giù, odio quegli aggeggi.
Ah, grazie. Beh, forse è meglio che ci salutiamo qui, perché non ho portato i fazzoletti e dal finestrino con la manina fate le brave. Ciao. Ciao. Ciao, Beppe. Ciao. Papà! Cucciolotta! Dai, non piangere. Ci vediamo prestissimo. No, tu lo dici soltanto per consolarmi. Oh. Non è vero. Clara, falle vedere. Guarda. Guarda. Guarda cosa c'è. Biglietto per Genova. Il prossimo weekend salti su questo stesso treno e mi vieni a trovare. Davvero? Ho mai detto una bugia? No. Ciao. 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 Dentro, gli stanno facendo l'esame del cervello. Io con te non parlo. Sai che me ne frega. Si voleva all'ospedale per scomodarti invece dell'ufficiale giudiziario, eh? Guarda che l'ufficiale giudiziario l'ho fatto venire per non vedere la tua faccia. Bisogna vedere se Giulio vuol vedere la tua di faccia. Tu non hai il diritto di stare qua. Il bambino non lo puoi vedere fino al mese prossimo, perciò sparisci. Se no che fai? Chiami la polizia. Da qui non risulta niente. Se ci fosse stato un episodio di carattere epilettico, si vedrebbe per forza. Lo sa meglio di me. In medicina i per forza non esistono. In neurologia, poi. Comunque, per me lo potete dimettere senz'altro. Non si può fare un tracciato di sonno profondo? Per fare si può fare tutto, se proprio non sapete a chi dare i letti. Allora, giovanotto, tutto bene? Vado a parlare col padre. Va bene. Allora? Lei è la madre? Sì, è Giulio. Come sta? L'elettroencefalogramma non ha rilevato nessuna alterazione evidente, ma in assenza di una diagnosi precisa, prima di dimetterlo bisogna capire cosa è successo. Che cosa è successo? Glielo dico io che cosa è successo. È successo che lui ne ha fatto un'altra per non ridarmi mio figlio. Ha fatto di tutto per non farmelo vedere, me l'ha messo contro. Chissà anche a lei che cosa le avrà detto. Ma a me non me ne importa niente. Io voglio solo Giulio. Giulio. Giulio, amore. Sto tranquillo, su, ci sono io. Hai visto? Ma io mio figlio me lo porto via, capito? Signora, il medico sono io. E lo decido io quando può essere dimesso. Vede questi picchi? Sono frequenze cerebrali anomale di cui dobbiamo capire le cause. E quindi suo figlio resta in osservazione. Puoi venire con me un momento? Portatelo in reparto. Ciao. Papà viene tutti i giorni, eh? Ma non finisce qui, te l'assicuro. Ma dico, sei impazzita a alterare un referto medico? Quel bambino sta male, starà ancora peggio se dovrà vivere con la madre. Questa è la sindrome di Paolo, mai accettare la realtà. Già, per questo è un bravo medico. Ti rendi conto che se qui la viene a sapere che suo figlio non ha niente ti può denunciare? Non mi interessa. E puoi anche perdere il posto. Ne ho già di cose importanti.
Fillo, vieni su che ti voglio al telefono. A chi, a me? A te, dai. Muoviti. Corto. A me. Chi è? Spillo, sono Paolo. Paolo, dove sei? A Genova. Allora, come te la passi? Bene, adesso bene. Poco fa mi volevo suicidare. Oh, Spillo, non lo dire neanche per scherzo, eh? E tu come stai? Bene. E Serena? Fa un po' di storie, ma sta bene anche lei. E Angela? Non lo so, non l'ho più sentita. È finito tutto a schifo, Paolo. Non si può fare proprio niente per aggiustare. Credo proprio di no. Allora non mi chiamare più, capito? Non mi chiamare più! Passata la rabbia, resta un gran senso di vuoto, di opaco, di grigio. Come quando in ospedale muore un bambino che hai cercato di salvare e vorresti avere la forza di domandarti se davvero hai fatto tutto il possibile, ma non ce la fai. È vero, Filippo è l'uomo giusto per te e sono sicuro che con lui sarai felice. Ma da te vorrei una promessa, quella di cercare di aiutare Spillo in un momento così terribile per lui. Per fargli capire che quello che è accaduto tra noi non cambia nulla e che continueremo sempre a volergli bene. Dai neanche un bacio. E allora ci giochi con i racchettoni? È inutile. Tanto vinco sempre io. Che ce l'ha una cicca? Una sigaretta. Non sei ancora un po' troppo piccolo per fumare? Io fumo da quando c'ho 10 anni. È buona, sì, ma mi sa che è scema. Anche tu fumi. Ci ho provato, ma mi fa vomitare. Vieni, sediamoci un momento. Sembri dimagrito, hai l'aria sciupata. Non ti sarai rimesso a fare lo sciopero della fame? Guarda, Suor Platania ha svaligiato la dispensa per te. Ci sono anche i bignè con la crema. Tanto, non me le fanno tenere. Perché? È il regolamento. Ah, ti salutano tutti i tuoi amici dell'ospedale, anche Montebovi. Oh, e Paolo mi ha mandato una lettera, è arrivata stamattina. Dice che appena si prende un permesso viene a trovarti. È meglio che non viene. Perché? E neanche tu. Dai,
Mi scusi se le parlo con franchezza, ma quasi non lo riconoscevo. In ospedale era vivace, allegro, sempre di buon umore. Adesso è più triste di un cane bastonato. Per quanto riguarda la vivacità, posso rassicurarla. Può stare tranquilla. Lui e quello zingaro ne combinano una dopo l'altra. Maltrattano gli altri bambini, insultano il personale. Spillo è il bambino più buono che abbia mai conosciuto, gliel'assicuro. Se ora si comporta così, significa che sta male. E allora perché non se lo riporta in ospedale? Non ha bisogno di essere curato, ha solo bisogno di comprensione e di amore. Qui tutti hanno bisogno di amore. Ma come si fa a darglielo? Io non so come ve la caviate voi al vostro ospedale, ma io qui ho 50 ragazzini. Fra i 3 e i 12 anni, fra i quali minorati, delinquenti in erba e nomadi. Se tiriamo avanti senza che scappino o si ammazzino fra di loro, è già molto, gliel'assicuro. Vedo che sei già dimagrito. Ci sto attento. Devo mantenermi in forma. Scommetto che mangiarò solo panini. No, anche dei tramezzini. Tu piuttosto. A forza di vederti tutti i giorni non mi ero accorto che sei diventata una signorina. Dovrò stare attenta ai fidanzati. Ma che fidanzati? Eppure non me la racconti giusta. Uffa. Andiamo alla tua pensione? No, cucciolotta. Per questo weekend papà ha pensato a qualcosa di meglio. Cosa? Aspetta e vedrai. Piace? Oddio, sì. Sembra beautiful. Lo sai chi ci ha dormito lì? Tom Cruise. Figo. E anche Paul Newman. Chi è Paul Newman? È uno fico come papà. Ha lavorato anche con Tom Cruise. Wow, c'è anche l'idromassaggio. Qui ti portano da mangiare in camera a qualsiasi ora, giorno e notte. E non è finita, Di là c'è la tua stanza. Che bella. Papà, ma allora siamo diventati ricchi. Per questi 2 giorni, sì. Poi ho paura che dovremmo aspettare la 13ª dell'anno prossimo. Che ti amavano tanto e lontano, lontano. Un bel gelato gigante per la signorina. Grazie. Un sorriso sulle labbra di un altro. Forse è meglio che telefono all'ospedale per prenotare un posto. Perché? Cucciolotta, con tutto quello che ti sei mangiata oggi, più sto monumento al verme solitario, minimo ti viene un'indigestione. Lontano nel tempo. Espressione. Bel repertorio. Papà, che canzone è? Una canzone d'amore di quando ero ragazzino io. Non ti piacciono le canzoni d'amore? No, no, mi piacciono. Solo che vorrei che qualche volta qualcuna finisse bene. Io credo che l'amore fa soffrire e basta. Parli per esperienza, eh? Di la verità, papà. Papà? Sì. Posso chiederti una cosa? Che c'è? Tu sei contento adesso?
Mamma mia, che domanda impegnativa. Beh, diciamo che nella vita ad un certo punto ci si accorge che essere felici non è poi così importante. Pensi ancora ad Angela, vero? Sì. Qualche volta. Ma passerà. Io credo che lei ti ama. Se mi amasse tanto non si sposerebbe con un altro, non credi? Che fortuna, Filippo. Sì, è stato veramente un colpo di fortuna. 250 metri quadri a Via Condotti non si trovano tutti i giorni. All'attico, poi. Due fiori. Passo. Angela, tocca a te. Scusate. Due senza. Comunque, non vi invidio se penso a quando cercherete la servitù. Scusatemi, devo andare un attimo in bagno. Certo, cara. Credo che abbia avuto una settimana faticosa in ospedale. Beh, adesso che vi sposate potrebbe anche smettere. Se lavorano i ricchi, i poveri non hanno chance. Che stai facendo? Che stai facendo? Papà? Vabbè, grazie. È scritto qui. Sì. Ragazza, da domani sei assunta come mia segretaria, d'accordo? Mimmo, ma che hai fatto? Stai a vedere. Ma che sta combinando? Non lo so. È matto. Non lo ragazzo so. Del bar, sei licenziato, eh? Da domani qua gestisco tutto io, intesi? Ma che stai a dire, Mimmo? Ma che ti è successo? A te invece, dottorino, t'ha detto bene. Hai smesso di soffrire, sei assunto. Te metti al posto di Montebovi, capito? E vedrai che Susanna sarà più gentile con te. Altrimenti te caccio via pure a te, eh? Davvero? Certo. Sì, Mimmo, io ci metto la firma, ma che ti ha preso? Che m'ha preso? Guarda che m'ha preso, guarda qui un po', prego, controllare. No. Controllare sistema Mimmo Sabatini. Sì. Tutti e 13 risultati azzeccati. Toccate che porta fortuna, prego, avanti. Sì, sì, certo, ci ho fatta. Champagne e cornetti a tutti. Buoni tutti, persi, ecco, bravi. Questo non è per te, non puoi. Dedica. Ecco qua, piatta del pupazzo. Questo è per te. Le cose. Tieni. Senti, La bambola, eccola qui, ce n'è per tutti, state calmi. Dottor Platania, questo qui è per Spillo, la prossima settimana lo vado a trovare. Ah, bene. Questo è per te. Mimmo. E questi qua sono. Ma che stai combinando? Ah, professore, finalmente ce l'ho fatto. Ho fatto 13, guardi qua. Sì, ma lo sai quanto prendono? Meno di 1,5 milioni. È che non lo so. Ci ho pure rimesso 30.000 lire, ci ho rimesso. Come? Però una soddisfazione così non apprezzo, professore. Non apprezzo, guarda. Io tra due minuti sono pronto, me vado a cambiare, arrivo. Vai, vai. Suor Platania, forza in camera, a letto, che c'è su, la visita bambini, tra un po'. Avete sentito? Forza avanti, dentro. Tutti dentro, andiamo. Su.
Su, ci penserei soltanto a mia che io continuo il giro. Avanti, su, forza, ho fatto 13. Ah, fatto 13. Signori, 13. Dai, fammi vedere se questa febbraccia è andata via. Quasi. Coraggio, provi, la gelosia funziona sempre. Funziona? Mm-hmm. Aspetti, l'aiuto? No, dottore, lasci, tanto adesso arriva Mimmo. Aiutare il personale paramedico fa parte dei doveri di un volontario, eh? Dovere a volte piacevole. Grazie. Anzi, piacevolissimo. Soprattutto quando il personale ha un sorriso come il suo. Ma che avrà quella? Lo mangerei io. Nemmeno arrivate, sì, tutti le corrono dietro. Ecco, forse dipende dal fatto che è piuttosto carina. Diamone ancora. Carina? Mm-hmm. A me sembra mangio, solo volgare. Quando guarisco. Ecco qua. Ecco. Ha funzionato. Minestrina. Fettina con purè. Ah, che tanto, ti piace, eh? Magari volevi una cotoletta alla milanese, te la faccio preparare se vuoi. Mimmo. E che ho detto? Se non viene papà non mangio. Andiamo, Giulio, non farei capricci. Tuo padre arriverà tra poco, ma tu devi mangiare adesso, altrimenti la minestra non è più buona. Tanto lo so che non viene, perché mia madre non vuole. Anche la tua mano sta facendo i capricci. Ti capita spesso? Qualche volta. Ti è successo anche prima di sentirti male? Me lo ricordo. Lo sai che tua madre è sempre qui fuori in corridoio e tu non la vuoi vedere, perché? Anche lei ti vuole bene. Quando ero piccolo la volevo la mamma. Tutti i giorni speravo che arrivava. Ma lei era sempre a Milano. Ogni tanto veniva a trovarti? Quasi mai. Telefonavo. Ma lei e papà si mettevano sempre a litigare per telefono. Te ne devi andare? Se mangi qualcosa, resto a farti compagnia un altro po'. E invece lo firmo. Firma, capito? Firma e me lo porto via. Se non c'è l'autorizzazione del tribunale, Giulio... Mattale rimane... via! Il tribunale non l'ha affidata a me. Lo voglio sentire! Sono io la responsabile. Basta! Mattale via! Decido io adesso, tu non puoi farci niente. Sì, ma per favore, non urlate. Questo non è il palazzo di giustizia, ma una corsia d'ospedale. Giulio ti odia, hai capito? Ti odia! L'odio l'ha messo dentro lui. Insomma, vergognatevi, vostro figlio sente tutto. Si vergogni lei! Si è messa d'accordo con questo mascalzone. Ho parlato con il neurologo. Sul tracciato non c'erano alterazioni. Lei mi ha mentito. Signora, io non le permetto di mettere in dubbio l'onestà del mio personale medico. E adesso fuori tutte e due. Me ne vado, stai tranquillo. Ma quando torno mi porto dietro la polizia e vi denuncio a tutti. Mi fa passare. È gravissimo, ciò che ha fatto è gravissimo. Volevo capire che cos'ha quel bambino prima che fosse dimesso. Anche oggi ho visto che aveva quello spasmo alla mano. Ma fra un tic nervoso e una sindrome epilettica ce ne corre. E con due iene di genitori come quelli, che ci stanno sul colle da cui rischiamo una denuncia, per carità, Dio ce ne scampi e liberi. E se ha qualcosa di organico, addio, che cosa gli vai a raccontare? Dottoressa Mancinelli, per caso non è che lei voglia trattenere il bambino perché le fa pena? Guardi che io la penso come lei. Ma dopo tanti anni di esperienza ho imparato che le malattie dell'anima sono gravi quanto quelle del corpo. Ma non siamo un centro di assistenza psichiatrica né di terapia familiare. Pertanto il bambino verrà dimesso. E questo è l'unico modo per evitare grane sia a lei che al reparto. Purtroppo chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Grazie Bruno, ma non è il caso. Grazie, vai caro. In data odierna, il signor Salvatore Saitto vende alla signorina Angela Mancinelli, che acquista la seguente porzione di immobile facente parte del fabbricato,
sito in comune di Roma, via Condotti, numero 76, e precisamente appartamento posto al terzo piano, distinto con numero interno 12, composto... Scusa, ma se lo paghi tu, perché deve essere intestato a nome mio, allora? Perché voglio che tu ti senta libera di buttarmi fuori di casa quando ti pare. E poi sono più vecchia. Non voglio farti pagare una fortuna in tasse di successione. La parte acquirente viene immessa nel possesso di quanto acquistato da oggi e da tale data pertanto decorrono a suo favore e a carico così gli utili come gli oneri. Scritto da persone di mia fiducia su due fogli per cinque pagine fin qui della sesta macchina di... È vero. Filippo è l'uomo giusto per te e sono sicuro che con lui sarai felice. Se vuole firmare. Tesoro. Cosa c'è? Non ti senti bene? Non posso. Scusami, ma non posso. Ma signora, mi scusi. Angela. 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 Ma per l'amor del cielo, che cosa ti prende? Non posso farlo. Non posso farlo. Ma cosa non puoi? È per la casa. È tutto. Filippo, non posso sposarti. Ma cosa stai dicendo? Non ti sto chiedendo di capirmi, sai. Non riesco a capirmi neanch'io. Io ti voglio bene e ti stimo. Credevo che sarebbe bastato. Ma prima, di là, era come se stessi firmando una condanna e allora ho capito che non dovevo. Che stiamo facendo uno sbaglio. Un terribile sbaglio. Smettila con queste sciocchezze. Smettila! E abbia almeno il coraggio di dirmi la verità una volta per tutte. Mi stai lasciando per Paolo? No. Per me. Solo per me. Filippo si consolerà, vedrai. È un uomo pieno di risorse. È ricco, mondano, affascinante. Troverà qualche ragazzina diciottenne innamorata perdutamente di lui alla quale potrà fare da pigmalione. Angela, ma tu sei veramente sicura di non averlo fatto per Paolo, questo? Paolo... è riuscito a tirar fuori una parte di me stessa... che io neanche immaginavo di avere in me. Sì, fin dal primo giorno, quando se l'è presa con i miei vestiti e con il mio modo di fare. Io l'ho odiato per questo. Ma quella parte di me ha continuato a crescere contro la mia volontà, perché mi allontanava da quello che avevo sempre creduto di volere. La carriera, la famiglia. E Filippo. E adesso? E adesso? Hai bisogno di Paolo per poter finire di crescere. Paolo non c'è più, mamma. Se n'è andato via. Si è stancato di tutti i miei dubbi, delle mie incertezze. L'ho fatto soffrire troppo e a lui non piace fare il masochista. Si è leccato le fesse e è tornato al sicuro, nel suo guscio. E anche se volessi non riuscirei mai a farlo venire fuori da lì un'altra volta. Non ti arrendere, perché tu lo ami. Tu sei orgogliosa esattamente come lui. Ma lui ha ceduto e adesso tocca a te. Digli la verità. Sii sincera. Digli quello che hai dentro di te. E se non vuole neanche starti a sentire, allora chiudi.
Ancora voi! Me li faccio mangiare quei racchettoni! Porca puttana! Cosa state facendo? Perché non siete a fare i compiti? Li abbiamo già fatti. Ah, sì, eh? E non lo sapete che senza permesso in cortile non ci si può stare? È che è una prigione. Sei, fai lo spiritoso. È proprio là che dovresti stare tu. Signora direttrice, hanno rotto un altro vetro. Io non so più che devo fare. È il terzo in 10 giorni. Venite qua. Dammi quella roba. No, me l'hanno regalata. Dammela subito! Aia! Vaffanculo, stronzo. Avverta che sono in punizione per una settimana e che non possono uscire in cortile. E questi li butti nella spazzatura. No, me ne dia. Non ci gioco più, promesso. Promesso, non ci gioco più. Andiamo. No, niente da fare. Dammeli. Scambi, in avanti, forza. C'è qualcuno? Vieni, corri. Riposiamoci un poco. No,
Dobbiamo arrivare al campo prima che si fa giorno. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Sto pieno di sangue. Grazie. Che c'è? Tutti i vetri dentro. Aspetta. Dai, muoviti. Ce la fai? Insomma. Ai. Molto gentile, la ringrazio. Disturbo? No, anzi, accomodati. Stavo per venire a cercarti io. Ti devo dare una brutta notizia, ho paura. Cioè? Dovresti fare la guardia di stanotte al posto mio. Ho deciso di chiedere 2 giorni di ferie anticipate. Chi riguardia ferisce, eh? Dove te ne vai di bello? Non lo so. Non riesco a prendere una decisione. Neanche se nord o sud? Forse a nord. Zona mare. Esatto. Le previsioni del tempo sono un disastro, ma io sono sicuro che dove vai tu troverai il sole. No, così non si fa. Quando dicevo di far ingelosire Susanna, non volevo certo riferirmi alla dottoressa Angela, mi creda. Ciao. T'accompagno. Pronto? Qui il reparto pediatria. Con chi vuole parlare? Sì, certo che lo conosco. No, qui da noi no. Ma quando è successo? Dottoressa! Dottoressa! Aspetti, la prego! Niente da fare, sorella. Ho deciso, non torno neanche se è scoppiata un'epidemia in ospedale. Non è per l'ospedale, dottoressa, è per Spillo. Cos'è successo? Hanno telefonato ad Alberfotrofio, è scappato. Andiamo. Via, via! No, la direzione è da noi. No, io! Dico io, vieni! Insomma, che facciamo con questo ragazzino? Sarebbe una pazzia, non ce lo possiamo portare dietro. E chi l'ha portato? E chi l'ha portato? Chi l'ha portato? Noi non ce lo possiamo portare dietro. E certo che lo so, la stronzata mica l'ho fatta io, la stronzata l'ha fatta quello lì, quella faccia di me. Comunque adesso vediamo come sta. Sì. Come sta? Tanto male. Mirko! Allora? Ragazzino, tanto sta male, ha febbre alta, non ce la farà. Chiamiamo un dottore. Ma quale dottore, cretino? Il dottore prima di tutto avvisi i carabinieri. Ma se sta male? E se sta male è colpa tua. Non te lo dovevi portare dietro. Forza, andiamo. Perché bisogna scappare di qui, più presto possibile. Perché se arriva la polizia, qui saranno guai grossi. E il bambino? Andiamo. Comunque vedrà che lo ritrovano. Un ragazzino così... Dove vuoi che vada? Sì, ma io dico, anche se lo ritrovano, sempre a Brefotrofio va a finire, capito? Lo so. Ciao. Ciao. Ma lo sapete che c'ho un magone come se fosse un figlio mio? A chi lo dici? Mi dà un succo di frutta, per favore? Subito. È da stamattina che non combino niente. Ho anche rotto una flebo. Beh, quelle le rompi pure senza il magone. Non è vero. Mimmo, glielo dici tu?
È vero, la ragazza da quando mi segue è diventata la numero uno, l'infermiera più amata dagli italiani. Me dai il solito? Tutto pronto per dimettere Giulio, c'è la madre che scalpita. Manca solo la firma, se vuole prendo la cartella. Sì, grazie. Bene. Angela, per spillo, ho chiamato un pezzo grosso della questura, un mio amico ha detto di stare tranquilli che lo troveranno senz'altro presto. Grazie, Bruno, sei molto gentile. Aspettando te. Se non portiamo lui non vengo neanch'io. Ma non farlo lo stronzo, lo sai che non lo possiamo portare via. Se lo trovano con noi dicono che l'abbiamo rapito, dai. Lasciami, è l'amico. Dai, non rompere i coglioni, muovi. Spillo, Spillo. Dai. Non lo dovevi portare, non lo dovevi portare, che c'è? Dai. Ecco, qui ci sono anche i risultati delle analisi cui è stato sottoposto suo figlio. Grazie. Signora, tanti auguri per tutto. Su, tesoro, andiamo. Giulio, ti prego, smettila di fare così. Vedrai, Giulio, impareremo a conoscerci. Voglio dire, a conoscerci di nuovo. Ti voglio bene, Giulio, più di qualunque cosa al mondo. Giulio. Guarda, ti prego, perché mi fai soffrire così? Non ti ricordi quando eri piccolo? Mi volevi sempre. Piangevi se uscivo la sera. E adesso perché mi tratti così? Perché? Che cosa stai guardando, Giulio? 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 Sta male! Sta male! Vittoria, venite, presto! Si sente male! Luce intermittente, questa è bella, non lo sapevo proprio. Qualche volta anche i puntini della televisione. O addirittura accostamenti di colori, tipo rosso e bianco. E naturalmente le emozioni molto forti. Ecco.
In questo punto l'alterazione si vede benissimo. In questo punto, vedete? L'epilessia rimane una delle malattie più misteriose che ci siano. E queste forme idiopatiche poi sono assolutamente particolari. Del tutto imprevedibili. Rilevabili più con l'intuito che con la scienza. Comunque non è una cosa grave. Con una terapia mirata e un po' di riposo non avrà nessun problema. Secondo lei quando potremo dimetterlo? La crisi è stata forte. È meglio tenerlo sotto osservazione ancora per qualche giorno. Va bene? Prego. Ti ringrazio. Grazie. Buongiorno. Tutto bene? Hanno quasi finito. Se dovessi tenere un corso intensivo di intuizione clinica, fammelo sapere, eh? Adesso viene a prendersi una bella tazza di camomilla e a riposarsi un po', no? Sì, grazie. Ma prima ho bisogno di chiederle un consiglio. È da stamattina che non faccio che pensarci. Sì, esattamente da quando lei mi ha detto che Spillo era scappato. Non dovremmo avvertire Paolo, il dottor Magri, di quello che è successo? Anch'io ho pensato la stessa cosa, ma credo che sia meglio aspettare. Da Genova non può fare niente e lo metteremo in allarme inutilmente. Lo chiameremo quando l'avranno trovato e succederà presto, ne sono sicura. Sta arrivando un temporale con i fiocchi.